Antonio Cafiello al Cambridge Bar. Benvenuto Antonio. Grazie. Argente ha il nome della tua mostra, del tuo percorso fotografico. 16 scatti, 16 foto realizzate da te fino alla loro fase finale. E anche stampate, in alcuni casi sviluppate in infrarossi. Ci sono varie tecniche che hai adoperato per questo progetto e sono immagini che hai catturato un po' ovunque. Ci sono alcune foto che hai scattato nel tuo paese, tanto per cambiare, è timidissimo. Alcune foto che hai scattato nel tuo paese di origine, nel Giffo di Vallecchiana. Sì, un paio di foto sono di Giffoni, poi le altre le ho fatte sulle Murge, alcune a Brescia e poi alcune di Romagna al Monte e poi la tecnica è la tecnica all'infrarosso, che è una pellicola che si utilizza con un apposito filtro e che dà il cielo nero, enfatizza la clorofilla e rende le acque anche le acque nere. E quindi sono quei quattro, le quattro che stanno uno di fronte all'altro, diciamo così, là. Ci sono soltanto due volti in questa mostra, che sono i volti di due bimbe, mi pare, che hai. Sì, non è chiaro, però sono, perché sono dipinti i volti che tu hai incontrato a Brescia durante un festival fotografico della Nikon. Era la settimana Nikon organizzata da un negozio che si chiama Bigazio e che aveva invitato questi artisti di strada e invitato delle bambine che si trovavano a passare, loro le dipingevano e facevano degli spettacoli, e quindi in questo caso le ho potute fotografare, altrimenti per quanto riguarda i volti delle bambine è sempre complicato. Tu sei molto attratto dalle rovine, ho visto. Ci sono muri, decrepiti, sebbene comunque bellissimi perché antichi. Hai anche catturato l'interno di una casa di Romagnano al Monte, che è un paese che purtroppo è stato totalmente seppellito dal terremoto dell'Irpinia nel 1980. C'è anche un vecchio cancello sommerso da natura selvaggia, quindi c'è una propensione forte verso il mondo agreste e verso comunque tutto ciò che è antico e che è abbandonato anche. Ma comunque c'è qualche cosa di vitale all'interno delle immagini, delle rovine e di abbandoni, perché comunque c'è stata, diciamo, qualche cosa, una vita, un passato che solo nelle rovine casomai si percepisce che c'è stata una forma di vita, di famiglia, di nucleo familiare. Sono attratto dai muri ultimamente, per quanto riguarda pure alcune cose tipo burri, cioè mi rifaccio un po' burri, però non è il caso di fare questi grandi nomi, però mi piace la materia, quindi che riesco, che parecchi muri ho fatto e che questi due che sono esposti sono quelli là che mi riescono a dare più quel senso di materia. E niente, il richiamo a loro, cioè un riferimento all'arte soprattutto contemporanea, mi guardo sempre i pittori contemporanei, poi se riesco nel mio piccolo cerco di rielaborare una mia interpretazione, però senza nessuna presunzione. Molto modesto lui, più volte ha ribadito che si è avvicinato in punta di piedi a questo linguaggio, anche se è da quando eri piccolo che ti dedichi alla fotografia. Tu hai scritto delle cose molto belle. Tra l'altro, ecco qui per esempio, hai scritto: sono convinto che la magia dell'atto creativo di una foto proceda senza interruzione, dal momento in cui l'occhio guarda attraverso il mirino, pensa e compone, fino all'attesa dello sviluppo, che si concretizza in un'immagine nei contorni inizialmente non nitidi, che si definisce sotto l'azione dei agenti chimici, dando vita al grande ma semplice processo della fotografia argentea. Proprio per sottolineare anche il fatto che tu appunto curi queste tue creazioni
dalla nascita, dalla genesi del processo creativo fino alla fine, fino a quando, fino a che non le vedi concretizzarsi e prendere forma nelle tue mani. Questa è una cosa molto bella. E poi sei comunque un buddista dell'analogico, cioè sei un sei uno dei principali detrattori che abbiamo conosciuto il digitale. Lo hai sottolineato più volte che nonostante insomma sia destinata ad estinguersi, tu auspichi lo chiami un ritorno all'ordine, perché l'analogico rappresenta comunque qualcosa di più ordinato dal tuo punto di vista. No, rappresenta per me un qualche cosa che ritornando allo sguardo, cioè quando si guarda nel mirino, poi si va in camera oscura, si sviluppa la pellicola e si dà vita alle stampe, quindi si ha una presa di coscienza totale sulla foto. Quindi per me il ritorno all'ordine, sempre rifacendoci all'arte, come le corde pareti intendeva De Chirico, quindi per me, che c'erano state tutte quelle avanguardie che erano andate oltre, lui disse va bene, ora fermiamoci, ritorniamo all'ordine. Quindi io non sono contro coloro che scattano in digitale, anzi, però il mio procedimento per il momento rimane sull'analogico. Fin quando ci sarà l'analogico, io scatterò in analogico. Poi il prodotto finale non cambierà con il digitale. Ma è preciso che la sua posizione e questo è un bene. E ti ringrazio per aver condiviso con noi questo percorso molto intenso. Come ho detto tu prima, stavo sottolineando il fatto che anche e soprattutto nelle rovine, no? C'è vita. Sì, comunque è bello che tu abbia poi presentato un progetto così vario, cioè c'è un po' di tutto, non ti sei fossilizzato su un solo argomento, ma hai portato un po' di te attraverso queste immagini. E io ti ringrazio a nome di tutto lo staff del Baccardi. Grazie a voi per le disponibilità e per lo spazio espositivo e a tutto lo staff. Vuoi dire qualche altra cosa? Va bene così. Va bene, grazie a tutti. Un bel applauso, ci sta tutto. Non so se è presente, però volevo fare un ringraziamento a Costantino Cianciulli che mi ha aiutato sempre per quanto riguarda il mio processo, il mio cammino. Vabbè, se non è presente comunque potrà vederlo sul web, su YouTube oppure su Facebook, perché i nostri amici di Radio Bonzo poi realizzano una piccola clip che andrà online. Io vi saluto tutti e presento il trio di questa sera, che è composto da Carmine Cataldo al pianoforte, poi c'è Francesco Maiorino al contrabbasso e Franco Gregorio alla batteria. Buona musica a tutti.